provoca sconcerto la devastazione del principale ospedale nella zona controllata dai ribelli ad Aleppo, in Siria, bombardato due volte in una settimana l'ultima sabato. Almeno due barili bomba sono stati sganciati dalle forze governative e da quelle russe, secondo la Syrian American Medical Society, che gestisce l'ospedale e che ha denunciato anche l'uso di bombe a frammentazione. Ci sarebbero almeno due morti. Questo ospedale ha accolto migliaia di feriti dei bombardamenti che continuano a verificarsi. Se gli ospedali e i centri sanitari continuano a essere colpiti, la situazione dal punto di vista medico si complicherà. Questo ospedale è completamente fuori servizio. Il raid è stato definito un crimine di guerra dalla Francia e dal presidente del Parlamento europeo Schulz e condannato anche da Stati Uniti e Germania. Da quando il 22 settembre Assad ha lanciato l'offensiva su Aleppo, sono rimaste uccise almeno 220 persone, una tragedia che la diplomazia non riesce a fermare, con la tensione in aumento fra Stati Uniti e Russia.